Salve a tutti ragazzi e benvenuti nella mappa che io ritengo la più difficile di questo quarto capitolo, Perfect Hatred. È una mappa molto difficile, una mappa che moltissimi giocatori hanno difficoltà, quindi cercherò di non morire, però ho paura che ci morirò purtroppo. La mappa comincia così ragazzi. Guardate qui quanti mostri. Allora, cercate di triggerare l'infighting tra i mostri in secondo piano e i mostri in primo piano. Ok, uno è morto. Dopodiché prendete il lanciarazzi. Prendiamo anche questo medikit magari. E ammazzate i cacodemoni che volano. Ok. Ok. Non è finita, eh. Aspettiamo un attimo che questi cacodemoni vengano a noi. Madonna. Ma guardate la mole di spawn che mi arrivano di colpi. Ok. E non è finita, aspettate. Ammazziamo questi imp qui dietro. Dopodiché, eccolo là, eccolo lì, eccolo lì. Ammazziamo anche questi imp qua dietro. Ed è fatto. Dovrebbe essere fatta. Siamo a 70. È venuto un attimo un calo di frame, scusate. Allora, perché dico che Perfect Hatred è una mappa difficilissima? Perché, guardate, siamo su un mare di lava. Siamo su delle passerelle. I mostri sono tanti. E in più alla fine c'è un Cyber Demon. Vi ho detto tutto. Allora, adesso dobbiamo ammazzare i nemici in quella finestra lì. E non è per nulla semplice. Perfetto. Però non me ci hanno pensato loro con quello shotgunner. Facciamo saltare quel barile, perché potrebbe essere una trappola enorme. E io non ho voglia sinceramente di morire come uno stupido. Magari, aspettate, magari usiamo i colpi del lanciarazzi. Oh, beccato, poverino, beccato uno shotgunner. E però è stato lui che si è messo sulla linea di tiro. Non è stata certo colpa mia. Dai, muori, muori. È morto, ok. Adesso tornate indietro e raccogliete quella tuta antiradiazione. Ma aspettate, aspettate, prima che la raccogliamo dobbiamo avere 10 colpi del fucile. Perché dovete sapere che ogni box che raccogliamo di colpi del fucile contiene 20 colpi. Quindi noi non abbiamo ancora lo zaino. E se raccogliamo due box, alcuni colpi andrebbero sprecati, giusto? Perché fanno 40, dobbiamo averne quindi giusto 10. Ok, magari ammazziamo anche quello lì. Ok, adesso prendete la tuta antiradiazioni, correte qui dietro e raccogliete la Soul Sphere. Meno male che c'è almeno un power up del genere. Adesso guardate qua, guardate qua. Questa sarebbe stata una trappola se noi non l'avessimo triggerata prima. Infatti noi stiamo in pratica ammazzando gli spawn della trappola in modo che non ci diano fastidio dopo. Adesso premete questa e ammazziamo i nemici in questa zona. Sta andando abbastanza bene la registrazione, non mi voglio portare sfiga però, quindi non lo dirò dopo. Ok, adesso entrate in questo triangolino, si apre una zona che voi non vedete. E premendo questa leva si alza questa passerella. La zona che in pratica abbiamo aperto in questo triangolino qui è questa. Vedete? Raccogliamo i colpi. Ok. Ne abbiamo adesso al massimo. Quindi siamo bene. Adesso si corre indietro di qua. E appena noi tenteremo di raccogliere... Eccolo là, eccolo là. Oh mio Dio. E mi conviene scendere allora e rifarmi tutta la strada in questo modo. Ok, se noi ci mettiamo qui, dato che loro utilizzano il loro colpo migliore, vedete quella
palla di energia verde con la mano destra, quella si va a infrangere contro il muro. Quindi noi possiamo ucciderli in tutta tranquillità. Maledizione a schibarono vele che sono dappertutto, dappertutto ragazzi. È assurdo come cosa. E questa mappa naturalmente è stata concepita, credo, da John Romero. Naturalmente non ho ancora la lista delle mappe. Oh, madonna, mi stava per buttare giù. Faceva tipo Mortal Kombat quando mi buttava giù dal pit. Dai, e un altro. Dai, muori, muori, dai. Non fare il bastardo, dai. Non mi fa sprecare i colpi, non mi fa sprecare i colpi. Niente, non ha fatto sprecare. Adesso. Ok. No, cavolo, sono caduto, sono caduto. Bisogna correre perché non ho voglia di perdere energia. Ok. Adesso. Olè. Oh, accidenti però, se continua a cadere così. Oh, ho raccolto altri colpi per il fucile. Vabbè, non è andata così male. Per adesso devo prenderla la passerella. Ok. Adesso che cosa bisogna fare? Dato che il Baron Vell, un trucchetto, si incastra sempre in quest'angolino se voi siete di fronte a lui, quindi avete la una maggiore probabilità di colpirlo. Ecco fatto. Raccogliamo anche i colpi. E adesso non ho preso le gelle perché le cells, perché preferisco non sprecare i colpi in questo modo, perché come vi ripeto i colpi in questa mappa sono molto molto rari. Quindi madonna, stavo cadendo di nuovo. Adesso ok, siamo arrivati qui. Chiave gialla. La leva con la chiave gialla è qui. Spammate colpi come se non ci fosse un domani e cercate di ammazzare quante più losses vedete. Accidenti, no, così non va, così non va. Devo ammazzare la Lost Souls. Dov'è? Dov'è? Eccola là. Dopodiché da qui in lontananza possiamo ammazzare con tutta tranquillità. Ecco fatto. Possiamo ammazzare in tutta tranquillità i Baron Vell che sono rimasti purtroppo debilitati dai colpi che ti ho inferto. Ok, adesso saltiamo da quest'altro lato, andiamo a raccogliere i colpi che abbiamo lasciato indietro. Eh sì ragazzi, però almeno in questa volta, in questa zona non ci torneremo se non per quel medikit laggiù. Ricordatevi soprattutto, ricordatevi dove avete messo gli oggetti, dove avete rimasto gli oggetti più importanti, perché vi saranno utili, vi saranno utilissimi. Adesso 32, no, devo usarne almeno no, ah, eccolo là il Cyber Demon che si è attivato. Ok, uno l'ho colpito con un colpo di fucile, quindi ok, e siamo al massimo anche con i colpi del fucile. Adesso preoccupatevi del cago demone, eccolo lì, maledetto. Non scendete da questo precipizio perché eccolo là, eccolo lì. Se siamo fortunati si triggererà l'infighting tra gli spettri qui sotto e questo Baron Vell, cosa che purtroppo non sembra essere avvenuta. Quindi concentriamoci prima sul Baron Vell. Ragazzi, ho una paura terribile di morire qui in questa zona, perché questo non è l'unico Baron Vell, ce n'è anche uno verso la fine, e quello verso la fine protegge una chiave come questi qui della chiave, come quelli lì della chiave gialla. Quindi bisogna fare attenzione. Ok, 1, 2. Ce l'abbiamo fatta. Ok, motosega. Non prendete quei colpi lì perché ci servono. Sprecheremo 70 colpi per niente. Eccolo lì, eccola. Eccola.
Dai che t'avevo sgamato. Dai che t'avevo sgamato già da prima. Muori? Ok. Meno male. Ah, tanto per la cronaca, queste valgono 100 colpi, quindi ne devo consumare ancora 20 per poterlo raccogliere. Ok. 7. Ok. 273. Ok, 273. Perfetto. Adesso manca... no però, no. Non mi fermare così. Adesso manca... vabbè. Questa non me la ricordavo, questa zona piena di Lost Souls. Però almeno sono carini e cortesi e vi danno almeno i colpi veri plasma gun. Ammazzatelo, ammazzatelo. Ok. Chiave blu raccolta. Adesso noi dobbiamo raccogliere i colpi. Oh, ce n'erano i colpi qui intorno. Che fine hanno fatto? Non li ho raccolti. Giuro che non li ho raccolti. Allora, questi qui qua li avevo raccolti, ok. Eccoli qua, eccoli qua. Abbiamo ripullato il plasma gun. Adesso, eccola. Muori. E dopo questo ci dirigiamo verso la zona finale, dove c'è, vi ricordo, il Cyber Demon. Eccola. Ma una tattica che vi consiglio di attuare immediatamente, sapete qual è? Correre verso quella porta lì in fondo, magari prendendo anche i colpi del lanciarazzi. Buttatevi dentro, non importa, non importa se vi colpiscono. L'importante è che evitiate i colpi del Cyber Demon. No, 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 no. No, non mi buttate fuori, non mi buttate fuori. Ok. Ok. Ce l'abbiamo fatta, ma che paura. Ok. Allora, questi colpi qui li vorrei raccogliere. Il problema è come li raccolgo. Così. Wow. Wow. Mamma mia. Ok ragazzi, adesso manca l'ultima zona di mappa. Dobbiamo ammazzare Cyber Demon. Perché questo è l'exit. L'exit ordinario. Avete capito bene? In un casino di mappa come questo c'è anche l'uscita segreta. Adesso guardate voi. Guardate qua. Guardate qui. Allora, bisogna scendere da quest'altro lato. Ok. Adesso fate come me. Allora, il colpo del teletrasporto ucciderà il Cyber Demon istantaneamente. Ecco fatto. Vedete? Il BFG. Il BFG bisogna raccoglierlo. Ok. Adesso, quel teletrasporto qui non era aperto. Vedete quella zona che si era chiusa immediatamente? È lì dove c'è l'uscita segreta. Quindi bisogna fare in questo modo. Olè. Olè. Uscita segreta. Abbiamo completato la mappa Perfect Hatred. Santo cielo, che stanchezza. Mamma mia. È una cosa assurda questa mappa. È una cosa assurda veramente. Credo che mi prenderò un po' di pausa adesso, perché veramente sono stanchissimo. Grazie per avermi seguito. Ci vediamo la prossima volta.